Sono cresciuta in una famiglia dove il rispetto per la natura è sempre stata, diciamo, all'ordine del giorno. Queste sono, si chiamano fiori di carota selvatica. Anche questo potrebbe essere un'idea. Insomma, la raccolta si fa sempre però in base al disegno che uno ha in testa, proprio per non essere anche invadenti, quindi essere giusti e non esagerare. Ecoprinting è una stampa. Una volta fatta la raccolta, posiziono le mie foglie sul mio telo e poi lo arrotolo e lo faccio bollire. Prendo un tessuto che mi aiuterà a mantenere il contorno delle foglie sulla lana. È una soluzione di acqua e ferro e poi vado a posizionare sul mio lavoro. Cerco di far uscire più aria possibile, far aderire bene la foglia sul tessuto. E ora devo arrotolare molto stretto, cercando che tutto sia ben pressato. E ora procediamo alla, chiamiamola così, come se fosse in cucina, la cottura. 3 ore e abbiamo l'ecoprinting. Da lì, tramite questo contatto fisico della foglia, il tessuto e il calore, avviene questa magia. Vieni per la magia? È un lavoro bellissimo. A volte lascia, a volte non lascia. Questo è il fiore di carota che abbiamo raccolto prima.